Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 25. Quando a un certo punto Esther si mise a correre verso Christian e si scagliò contro di lui e iniziò a dargli colpi con l'ascia. Ero pietrificato, sentivo Christian urlare come un pazzo ed Esther per ogni colpo che gli infliggeva diceva parole molto tristi. Coglione, figlio di puttana, devi morire. Eri tutto per me e ora sei cenere. Ti amavo. Muori! Andò avanti a infliggergli colpi. Ormai Christian era morto. Mi fiondai verso Esther per staccarla. Lasciò l'arma, si girò verso di me e si buttò su di me piangendo come se non ci fosse un domani. Persi il controllo delle gambe e caddi all'indietro. Eravamo sdraiati, abbracciati. Lei non smetteva di piangere. Esther, perché lo hai fatto? Non ce la facevo più. Non è la prima volta che mi tradisce. Non ci ho visto più. Ti giuro, non volevo farlo. Ma è come se qualcosa si fosse impossessato di me, che non avevo più il controllo di quello che facevo. Io capisco, ma andò avanti a piangere quando alzai un attimo lo sguardo e vidi Giulia. Ero pietrificato, ora ho capito. Giulia era entrata nel corpo di Esther e aveva ucciso brutalmente Christian. Giulia, come hai potuto? Lei non rispose. Esther alzò lo sguardo verso di me e mi guardava come per dire: con chi diamine stai parlando? Ad un certo punto Esther si alzò. Matteo, cosa c'è? Chi è questa bambina? Oddio, ha visto Giulia. Ma perché lei è riuscita a vederla? Ciao Esther, sono Giulia e sono morta. Sono entrata nel tuo corpo e ho ucciso quello stronzo di Christian. Domande? Esther era pietrificata. Allora, dai, rispondi, Esther. Ormai il lavoro è fatto. Dobbiamo solo nascondere il corpo, o almeno farlo scomparire a modo mio. Non va bene, dove lo mettiamo? Lo facciamo a pezzi, e tu, Esther, userai l'ascia per fare a brandelli pezzo per pezzo il suo corpo, in modo da renderlo riconoscibile. E poi chiameremo qualcuno e mangeranno il corpo, chiaro? Esther, senza pensarci due volte, iniziò a staccare braccia, gambe, testa e per ogni parte infliggeva colpi in modo da rendere irriconoscibile il tutto. Poi, ad un certo punto, Giulia. Giulia